Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché è cominciato il Ranking Dungeon come evento nuovo all'interno del gioco. Non ho fatto subito una guida perché ho tentato diverse strade e soprattutto ho cercato di vedere anche diversi setup da poter consigliare per avere almeno un punteggio decente e prendere comunque il grado di S+ con ovviamente tutti quanti gli stage, quindi normal, hard e very hard, e oggi sono qui per parlarvi dello stage very hard. Gli stage normal e hard ormai direi che sono abbastanza semplici da gestire, mentre invece quello very hard, effettivamente parlando, è quello che probabilmente potrebbe e sicuramente darà problemi un po' a tutti. Gli elementi consigliati per questo ranking dungeon, come abbiamo detto qualche giorno fa, sono armi non elementali e armi acqua. Io oggi vi faccio vedere praticamente il setup e tutto il giro che ho fatto per sconfiggere il boss normale, quindi non senza super boss, che comunque il super boss ha bisogno comunque di un setup un po' più particolare, oserei dire, quindi dovremo in un modo o nell'altro ingegnarci con un setup decisamente diverso. Però quello che invece è possibile fare con il boss normale è un setup che comunque vi consente anche di sfruttare i personaggi nel miglior modo possibile. Infatti, se andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il boss e super boss, il boss finale per, diciamo, concludere il dungeon di base è lo Spaceman H0512, mentre invece il super boss è rappresentato dall'Astral Iron Giant. Questa è praticamente la mappa di gioco che io ho già comunque, diciamo, risistemato in modo tale da permettervi di vederla completa senza bisogno di aprire e chiudere la mappa o doverla consultare altrove. La troverete qui sotto nella descrizione del video, in modo tale che voi la possiate ottenere e vedere già i boss e decidere i vostri setup. Per quanto riguarda il mio setup che vi propongo oggi è questo. No, non è questo, scusatemi, questo non c'entra niente. Era, oddio, fatemi vedere un attimo. Eccolo qua. Questo è il setup che vi propongo oggi per completare questo ranking dungeon in modalità very hard. Zach e Cloud che lavorano benissimo insieme, se ovviamente avete i setup giusti. Cloud, io purtroppo non ho la divisa da marinaretto, ma per chi la possiede assolutamente consigliabile, mentre invece Zack praticamente è con il suo setup di Halloween, quindi skin di Halloween e arma che riduce la difesa fisica e anche la debolezza ad acqua, che sarà fondamentale praticamente per questo setup, una Zweihänder che giustamente mi permette di fare danni non elementali, qualora ovviamente si intendessero fare danni non elementali, Cloud che invece gira con una Maritim e una Booster Sword che mi servono per ovviamente gli HP, e invece Eris che si dedicherà solo ed esclusivamente alle cure con un pizzico di debuff quando avrà la possibilità di debuffare. In questo dungeon ovviamente le summon, dato che l'ho equipaggiata soltanto su Cloud, mi servono soltanto per spazzare via i minion, quindi carichiamo la summon. Non appena è carica la summon, quando affrontiamo un boss spazziamo i minion grazie alla summon, non altro, quindi non ci serve altro la summon, anche perché con il super boss ovviamente tutti i danni elementali sono completamente inutili, quindi le summon possono essere utilizzate solo se non si va a completare o comunque se non si va a combattere il super boss. Per quanto riguarda i vari personaggi, queste sono le statistiche di ognuno con anche le sub-weapon equipaggiate. Zack, che ovviamente predilige l'attacco fisico con doppia arma fisica, Matirie con sigillo triangolare, sigillo circolare, ma giusto per aumentare le stats, e ovviamente Matirie di acqua, Matirie water, perché appunto la sua arma gli consente di fare più danni con le tipologie di attacco acqua.
piccolo consiglio che vi do, tutte le materie con il sigillo triangolare, nonostante voi possiate utilizzare attaccanti fisici, mettete le magiche perché Rufus countera gli attacchi fisici, quindi utilizzando le materie magiche non avrete il problema di essere counterati. 6200 HP che sono sufficienti, magari arrivare a 7000 HP sarebbe stato figo, ma non è possibile, quindi mi arrangio con quello che ho. 2500 d'attacco, che giustamente sono una via di mezzo per quello che effettivamente vorrei e quello che invece possiedo, perché potrei arrivare anche più in alto con il danno fisico, ma essendo che ho sia Zac che Cloud che giocano entrambi fisici, ho dovuto comunque spartire i buff e i potenziamenti per permettere di avere comunque due personaggi competitivi e che possano effettivamente fare danni. Per quanto riguarda le sub-weapon, ho messo praticamente l'arma di Lucia Mad Minute, che è ovviamente il boost in HP e il boost in abilità fisica, la Falchion di Zac per aumentare l'attacco fisico e poi vabbè, danno vento che non mi serve a niente, poi la Unibi di Sephiroth per aumentare HP e poi ovviamente anche il boost ability. Come potete notare, boost attacco fisico arriva al massimo, boost water che arriva a livello 3 che non è male, e poi ovviamente boost HP livello 4, e poi boost ability e boost fisico a livello 2, che mi consentono comunque sia di avere quella percentuale in più quando poi tutta la sinergia d'attacco mi va praticamente al massimo. Quindi direi che 2500 d'attacco con dei boost per abilità offensive non è affatto male. Cloud invece è leggermente più offensivo con meno HP, mi sarebbe piaciuto avere anche lui sui 6500 HP, però purtroppo non è stato possibile. Anche lui possiede materie che gli servono solo ad aumentare le stats, tranne questa magica che è praticamente la mia ruin con il sigillo triangolare per evitare di essere counterato da Rufus. Con Cloud utilizzo la summon perché è il personaggio diciamo un po' più forte fisicamente, quindi riesco a fare un po' più di danno quando evoco ovviamente la summon. Costume che non c'entra praticamente niente, si potrebbe anche utilizzare il costume normale qualora si volesse affrontare il boss, il super boss, perché avete almeno boost di difesa fisica, mentre invece in questo caso io ho preso soltanto il boost in attacco fisico, 5 punti, e ovviamente il boost elettrico non mi serve a niente, anche perché la maggior parte delle creature presenti in questo dungeon è resistente all'elettricità, quindi proprio Cloud tecnicamente senza la Maritim è completamente inutilizzabile. Arma principale Maritim, Sword, che mi consente ovviamente di avere attacco fisico, boost attacco fisico e boost acqua. Arma secondaria invece la Buster Sword, che mi dà boost attacco magico fisico e HP. Materie che mi servono solo ad aumentare le stats, tranne questo Blizzard Blow che mi serve per eliminare Darkstar, ovvero il cane di Rufus, perché il cane di Rufus è debole al ghiaccio, quindi se riuscite ad avere magari un attacco di tipo ghiaccio non è affatto male. Le statistiche, come avete visto, purtroppo gli HP sono quelli più carenti, però come sub-weapon sono andato praticamente di Collar, Noble Collar di Red, che mi aumenta attacco magico fisico e boost water di 20 punti addirittura, che sarebbero 10 come sub, la Murasame di Cloud che mi serve per incrementare il boost fisico, e poi la Killer Hornet di Matt che mi dà il boost in attacco fisico e il boost in abilità fisica. Infatti, come potete vedere, boost fisico al massimo, boost water addirittura 4 punti, che è veramente tanta roba, livello 4, che mi dà un 40% di danno acqua in più, boost HP leggermente basso, e poi il boost abilità fisica livello 2 che purtroppo ce lo teniamo, è comunque un 15% in più che sicuramente schifo non ci fa. Mentre invece per quanto riguarda Eris è quella messa meglio per quanto riguarda gli HP, un po' meno per quanto riguarda il resto, healing purtroppo un po' bassina, mi sarebbe piaciuto portarlo almeno a 2000 fondamentalmente per avere delle cure ottime, però ho rinunciato ad avere delle cure per renderla un po' più competitiva con le materie.
e cercare comunque sia di dare un apporto un po' più concreto, soprattutto con i break. Ovviamente setup da curatrice debuffer, perché noi abbiamo i debuff di Zac che comunque ci aiutano per quanto riguarda gli attacchi fisici, però per quanto riguarda la difesa fisica, però Eris riesce a abbassare praticamente entrambe e darmi una mano, soprattutto con i giganti, che sono quelli che sono un po' più fastidiosi perché incrementano tantissimo la loro difesa, quindi in questo modo riusciamo a tirarla giù molto molto facilmente. Sub weapon che vanno solo ed esclusivamente ad incrementare HP e boost di abilità, in questo caso HP e difesa magica che non mi serve a niente, healing e difesa magica che diciamo la difesa magica non mi serve a niente, e poi invece l'arma di Sephiroth che mi boosta HP e magic ability, che è l'unica cosa interessante che mi consente comunque di ottenere comunque un boost healing di livello 5, boost magico di livello 2 e poi boost HP di livello 4, che non è un granché, però ovviamente ce lo teniamo. Detto ciò, non c'è nient'altro da dover spiegare di questo setup, vi lascio con la run completa, ovviamente commentata da me, dove ovviamente accelereremo un pochettino dove sarà possibile, e poi ovviamente ci saluteremo. Quindi godetevi la run e noi ci becchiamo con un prossimo episodio. Bye bye! Allora, cominciamo subito all'inizio prendendo ovviamente i forzieri. Vi ricordo che i forzieri contengono gli oggetti che dovete conservare nell'inventario, e la prima capatina è Rufus, che ovviamente come boss non è neanche così difficile in realtà, perché essendo il primo voi ancora siete belli freschi, quindi subito Blizzard Blow cercando di eliminare Darkstar il prima possibile per evitare l'attacco Thunderclap e trasformarlo successivamente in Blast Shot, che è decisamente più debole come attacco, come potete notare, e poi successivamente bisogna semplicemente picchiare, andare avanti e sconfiggere il boss. Ovviamente non vi faccio vedere tutto il combattimento perché preferisco andare avanti, tanto il combattimento qui lo conosciamo tutti. Cosa importante quando si va a breccare il counter shift: non fate attacchi fisici, ecco perché i ruina magici come vi ho consigliato, proprio perché nel momento in cui voi fate attacchi fisici lui vi countera, quindi fate attacchi magici, breccatelo, e dopo che l'avete breccato praticamente andate a chiudere il combattimento prima di subito, proprio senza neanche perdere troppo tempo. Vi ricordo che per ottenere il punteggio massimo nel combattimento, quando completate appunto una sfida nel ranking dungeon, dovete stare sotto il minuto e 30. In questo caso siamo a 1 minuto e 19, quindi va benissimo come tempistiche, e anche per quanto riguarda gli altri combattimenti dovete stare sempre sotto il minuto e 30 per prendere il punteggio massimo di diciamo di ranking, ecco, mettiamola così. Qui prendiamo il water boost che ci permetterà di compensare la riduzione dell'attacco che prenderemo successivamente. Affrontiamo subito lo scorpione, perché lo scorpione ci permette in questo caso di ottenere l'immunità al poison, che è fondamentale per il prossimo nemico, che con il poison diventa abbastanza infame. Qui utilizziamo la summon per eliminare i minion e poi successivamente fare subito danno allo scorpione prima che si possa buffare, perché poi lo scorpione ovviamente si buffa e quindi dobbiamo prima debuffarlo per ritornare a fare danni. Danni che comunque saranno evidentissimi grazie al boost water, soprattutto in combinazione con Zac che riduce il power up per quanto riguarda water, come potete vedere già subito praticamente con un attacco, vedete già subito Cloud con il primo debuff inflitto 10.000. Nel momento in cui togliamo la resistenza all'acqua, Cloud inizia a sparare botte da 18/20.000 a colpo, quindi direi molto 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 interessante. Se addirittura avessi avuto il vestito da marinaretto ci sarebbe stato sicuramente da ridere. Zac chiude la faccenda con un doppio water blow, e questo nemico è stato praticamente quello che abbiamo sciolto
nel miglior modo possibile. Infatti, come potete notare, solo 37 secondi. Quindi veramente, veramente eccezionale. A questo punto, dopo aver sconfitto il Guard Scorpion, prendo l'immunità al Poison, quindi Poison Resist 100% per affrontare il drago in scioltezza, dato che mi serve necessariamente affrontare il drago in scioltezza. Facciamo l'incontro scriptato con i nemici casuali, giusto per toglierlo e per andare a prendere gli oggetti dal forziere. Vi ricordo che gli oggetti dal forziere sono importantissimi, perché più ne avete e più giustamente vi aumenta il bonus di oggetti inutilizzati, quindi raccoglieteli sempre tutti gli oggetti, in qualsiasi run raccoglieteli sempre tutti, e poi ovviamente cercate di completare i combattimenti nel minor tempo possibile. Qui ovviamente sfida che non ce ne frega nulla, possiamo andare direttamente avanti e qui dopodiché prendo gli oggetti e vado contro il drago. Drago che avrei preferito avere con la summon per eliminare subito i due minion, chiamiamoli così, quindi due nemici di, diciamo, inferiori, di poco conto, però a quanto pare devo fare la strada classica, quindi subiamo l'attacco Poison Shriek, che è l'attacco del nostro drago, che ci avrebbe inflitto appunto veleno, che sarebbe stato uno status incredibilmente fastidioso, mentre invece così noi possiamo affrontarlo in scioltezza. Eliminiamo subito le due guardie. Fate attenzione agli attacchi del drago, che essendo adesso il terzo boss in ordine, diciamo, di apparizione in questa run, è diventato più forte, perché giustamente i nemici, i symbol enemy aumentano la difficoltà del dungeon e quindi il nostro drago diventa più infame. Fate tra l'altro attenzione anche al morso del drago, perché riduce addirittura di 3 livelli la difesa fisica, quindi se non avete modo di potenziare la difesa fisica cercate di fare attenzione, curarvi il più possibile, perché bastano un paio di attacchi e veramente il drago rischia di shottarvi, letteralmente rischia di shottarvi. E successivamente ovviamente il drago mette barriera, quindi noi brecchiamo con sigillo triangolare e sigillo a cerchio dei nostri, diciamo, dei nostri alleati. Qui sono stato un po' fortunato, perché mi avesse riattaccato Eris sarebbe stato un problema, mentre invece anche Cloud subisce praticamente il debuff del nostro drago, viene breccato, e nel momento in cui viene breccato, ragazzi, dovete necessariamente correre. Dovete correre per buttarlo giù il prima possibile, perché se il drago accumula diciamo la barra del Dragon Dive, vi leva veramente un fottio di vita. Quindi se riesce a compiere questo attacco Dragon Dive, siete completamente fottuti, quindi dovete necessariamente eliminarlo prima. Eliminato anche il drago, direi che abbiamo superato forse le parti un po' più ostiche di questo dungeon. Purtroppo 1 minuto e 40 il combattimento. Se avessi utilizzato la summon, forse sarei riuscito a fare qualcosa in più. Non l'ho voluto utilizzare perché ne approfitto per eliminare i minion col prossimo boss, e qui prendiamo il primo score bonus. Apriamo il cancello, andiamo a prendere ovviamente gli altri oggetti. Nel momento in cui prendiamo gli altri oggetti apparirà il combattimento casuale triggerato, ovviamente. Qui utilizzo il mio primo oggetto, combattimento che ovviamente noi andiamo a skippare perché appunto non ci interessa. Una volta completato il combattimento andiamo a prendere l'altro oggetto. Mi raccomando, ragazzi, prendeteli tutti, perché vi servono per il bonus oggetti inutilizzati. E andiamo ad affrontare l'Iron Giant, il nostro carissimo Iron Giant. Qua utilizzo gli altri special supplement per portarmi tutti con HP alti ed evitare comunque di essere shottato con la Grand Sword del nostro Iron Giant. E qui, come prima cosa, ovviamente targettiamo il Giant, facciamo tutte quante le limit per poterci anche curare e dare un boost in più anche per quanto riguarda gli attacchi. Quindi
Zac, come notate, fa un po' meno danno perché abbiamo preso lo score bonus e ridotto comunque il nostro attacco fisico, però vi ricordo che il boost water in questo caso ci aiuta, quindi ci consente di giocarcela comunque in maniera abbastanza aggressiva. Infatti, come potete notare, ora noi abbiamo il gigante che si potenzia, Zac ed Eris invece che vanno a debuffare, e come potete notare la weakness che abbiamo inflitto mi consente nonostante tutto di tirare botte da addirittura 20 e passa K di danni. Quindi notate come effettivamente le armi elementali, così come ho sempre detto, ad overboost diciamo più basso, ma soprattutto sfruttando la debolezza elementale, sono molto 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 più forti rispetto alle armi non elementali. È anche vero che bisogna vedere la build, bisogna vedere un po' come è strutturata diciamo tutta la situazione, però notate già comunque come anche con riduzioni di attacco eccetera eccetera basta letteralmente una debolezza elementale per portare i danni ad un livello incredibile. Grand Sword che qui fa veramente veramente male, peccato per Cloud che è sceso nuovamente al 40% di HP massimi, perché mi sarebbe piaciuto tenerli tutti sul 20 o comunque tenerli più o meno a queste cifre. Invece Cloud purtroppo mi è andato giù in modo abbastanza pesante. Qui peccato perché è riuscito a darmi la hit su Zac e quindi mi ha tolto HP in più. Mi sarebbe piaciuto non perdere quegli ulteriori HP in più. Qui siamo 1 minuto e 14, quindi assolutamente buono come punteggio. Vi ricordo, bisogna stare sotto il minuto e 30 per prendere il punteggio più alto, e qui prendiamo l'ennesimo score bonus. Qui ora, a causa probabilmente di una mia paura o comunque di un mio non voler buttare la run, guardo un attimino la situazione e utilizzo più supplement di quelli che effettivamente avrei dovuto utilizzare. Mi sarebbe bastato tranquillamente lasciarli tutti sul 20% di HP, perché comunque il boss, se riuscite a gestirlo come Dio comanda, praticamente non vi toglie chissà quanto. Ora voi noterete dal mio combattimento che comunque sia ho gestito, non dico benissimo, ma ho comunque gestito il combattimento abbastanza bene. Quindi bisogna anche avere un po' di fortuna, in realtà un po' di RNG qua ci aiuta sempre. Quindi debuffiamo con Zac, una volta debuffato con Zac, limit, dato che appunto abbiamo due livelli di difesa down, io ho l'attacco fisico ridotto, però nonostante tutto notate che la difesa down ci aiuta tantissimo. Summon che si conserva, in questo caso la summon si conserva per la fase successiva. Qui notate che ho preso una bella botta su Eris. Notate che qui ho preso una bella botta su Eris, però notate che gli altri comunque sia non hanno subito troppi danni. Nonostante tutto non hanno subito troppi danni. Qui il boss summona i minion, quindi nella fase di break summona i minion, e qui la summon mi aiuta perché praticamente mi consente di shottare sti minion. Shottare i minion ovviamente è utile, perché ovviamente è una cosa che bisogna fare per poi concentrarsi sull'avversario, sul boss, e poterlo breccare in tutta tranquillità. Nel momento in cui qua si brecca l'avversario, anche in questo caso bisogna leggermente accelerare. Bisogna leggermente accelerare perché giustamente il tempo scorre. Qua purtroppo io ho perso un po' più di tempo rispetto a quello che avrei voluto perdere, anche perché i minion appunto sono sopravvissuti, purtroppo, mannaggia la paletta. Avrei preferito appunto non fossero sopravvissuti, però purtroppo sono sopravvissuti. Notate come i miei personaggi praticamente sono rimasti full, non ho subito praticamente quasi nessun attacco, quindi diciamo che tutte quelle cure che effettivamente ho fatto sono state un po' uno spreco di oggetti, quindi si può evitare di utilizzare quei supplement. Ho utilizzato praticamente tre supplement in più che mi hanno comunque tolto un bel po' di punteggio. Mi ha tolto un bel po' di punteggio perché io avevo fatto un'altra run, che qui ovviamente non ho, ho ovviamente superato con il record, 1 minuto e 36 purtroppo, a causa di quei minion che
mi hanno fatto perdere un po' di tempo, mannaggia a loro. Qui sarei stato anche sotto il minuto e 30, sarebbe stato veramente ottimo. Però come potete notare, praticamente riesco a fare un buon punteggio, 1.200.000, non è il mio punteggio migliore, però qualche cosa l'ho fatto. Quindi direi che questo è il setup che effettivamente consiglio per affrontare il percorso normale. Ovviamente i supplement che ho utilizzato io non li utilizzerò, cercando magari di migliorare ancora di più il punteggio, perché potrei migliorare sicuramente senza quei tre supplement. Migliorerò sicuramente il punteggio, potrei arrivare anche a 1.300.000 magari, chissà, bisognerebbe vedere. Però questa, diciamo, è il mio percorso, il mio consiglio per affrontare questo ranking dungeon, che sembra essere particolarmente difficile, però bisogna trovare i giusti equilibri e i giusti accorgimenti. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!